Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Scusate il ritardo anche oggi, ma ormai lo sapete che sono le 18 circa, in base insomma come sta andando la giornata. Che dire, ci ritroviamo come al solito tutti qua in diretta per scambiarci opinioni, per rispondere alle vostre domande, per guardare i grafici di Bitcoin che già state vedendo qua dietro, perché sta dando un po' di colpi di reni, sembra che abbia voglia di muoversi, io lo spero perché sto iniziando a scommettere sulla volatilità in arrivo, anche perché insomma è già da fin troppo secondo me che si sta muovendo in maniera laterale, ha fatto questo range nel range, insomma è ipercompresso, ci sono un sacco di volumi sulle cosiddette sidelines di persone che stanno aspettando niente po' di meno che di qualche primo segno per entrare, quindi potrebbe essere un momento veramente interessante. Adesso scillo un attimo su Telegram il nostro live, ecco fatto, e partiamo subito con il nostro appuntamento. Come al solito all'inizio risponderò alle vostre domande e infine andiamo a vedere un po' i grafici e poi, anzi, infine dopo risponderò di nuovo alle vostre domande. Vedo che vi state già palesando, qualcuno chiede una shitcoin per l'attesa, che quasi quasi vi meritereste anche. Potrebbe funzionare come incentivo per farmi arrivare in orario, d'ora in poi ogni minuto che vi faccio aspettare una shitcoin a tutti. Quello potrebbe magari convincermi ad arrivare in orario. Vi ricordo a proposito di shitcoin che se seguite il mio live e se partecipate in particolare al mio live, cosa a cui tengo particolarmente perché il bello di questi live è proprio il poter interagire direttamente tra me e voi, quindi voi mi fate le domande, mi dite ma che cosa cavolo stai dicendo, mi dite no ma io la penso così, ma come vedi questa altcoin, e io vi rispondo. E inoltre le nostre care shitcoin sono dei punti che si accumulano a chi guarda e chi partecipa a questi episodi live, quindi mi raccomando, guardatemi il più possibile, non mollate, non annoiatevi subito e soprattutto partecipate in chat, che così guadagnate shitcoin e interagite direttamente in video. Poi questo live verrà ricaricato sul tubo e quindi anche i vostri interventi finiranno lì, sempre che YouTube non decida di segarmi via anche questo video. A proposito, non ho guardato, non ho aperto le mail adesso per vedere se YouTube mi ha considerato, ma non credo, perché di solito mi arriva la notifica anche sul telefono, quindi secondo me i video ancora sono mancanti e speriamo che si sbrighino. Sono gli ultimi 37 video, se non ricordo male, a parte gli ultimi due che ho pubblicato dopo la brasata via dei miei video, e quindi sono in attesa di ripristino, mi auguro. Non spaventatevi se non li vedete, includo tutti quelli purtroppo sul trading automatico, nonché quelli sulla DeFi e qualcosa insomma che avevo fatto durante il periodo, però sto chiedendo, ecco, infatti non trovo più il tuo video su BlockFi. Il motivo è che purtroppo mi sono stati rimossi per errore gli ultimi video per via dei falsi positivi degli algoritmi di YouTube. Come al solito YouTube funziona così: se qualche algoritmo ti identifica come potenzialmente malevolo, lui ti brasa via tutto e poi sta a te a chiedere ma scusa, ma me li ripristini, poi loro magari dopo una settimana ti considerano e te li ripristinano. È così, purtroppo YouTube è un po' un male in questo, un po' troppo un censore. Magari ci vediamo un bel pump in diretta, ma speriamo, anche perché ha fatto una configurazione interessante il nostro Bitcoin ieri e oggi, anche perché è uscito, avevamo visto, se mi seguite su Telegram e vedete le mie analisi avrete visto che avevo postato quel range, internal range per l'appunto, nel quale si stava muovendo fino a ieri, perché poi ieri ha dato una botta di reni a fine giornata, è fuoriuscito da questo range e oggi sembra voler fare un retest, quindi magari un flip della zona di resistenza e trasformarla in area di domanda. Una cosa di questo tipo sarebbe veramente interessante, proprio perché potrebbe proiettare innanzitutto verso il range high e quindi andare a testare per l'ennesima volta quest'altra resistenza, e poi se viene rotta pure quella, perché no, finalmente liberarci dal fardello di questa lateralizzazione e continuare con un bel movimento organico, anche perché dopo una lateralizzazione di così lunga durata il movimento che ne consegue, soprattutto se concorde al precedente, quindi rialzista, diventerebbe veramente veramente bello. Allora
Adesso inizierei quasi quasi a guardare se avete qualche dubbio, qualche domanda. Ciao a tutti, Points, ecco, come ti dicevo Andrea, Points non funziona perché purtroppo il come si chiama, il bot, qualcosa del genere, che adesso non so come definire la cosa, ma fondamentalmente c'è un bot che tiene il bilancio di queste shitcoin e pertanto lo aggiorno ogni tot. Scrivendo punto esclamativo points si va a interrogare il bot, ma non è esattamente allineato, quindi non funziona. Fondamentalmente quello che dovete fare per vedere quante ne avete è andare a mettere il puntatore del mouse in basso a destra dove c'è il mio loghetto, andare a cliccarci sopra e vedere da lì quante ne avete. Lo vedete in maniera diretta, insomma. Basta, quindi questo è quanto. Andiamo avanti con la lettura delle domande. Allora, ecco, qui qualcuno si sta riabbonando con Twitch Prime. Vi ricordo che ogni giorno dovete, cioè ogni giorno, ogni mese, ogni giorno no, dovete farlo se avete Amazon Prime, se fate l'abbonamento al canale tramite Amazon Prime, perché non ve lo autorinnova e quindi se volete continuare a sostenermi ogni mese mi fate questo piacere, insomma, se volete farlo. Grazie per avere un'idea di quante ne avevo. Non vedo ancora il video perché non c'ero ancora nemmeno io. Sono riuscito a stare sveglio fino a mezzanotte, mo ti guardo live, bravo, così ti faccio finalmente addormentare. No, spero di no. Sì, sono d'accordo per la shitcoin di attesa, vi mandate in bancarotta. Ecco, infatti andresti in bancarotta. Buonasera, buonasera, credevo che avessi tirato pacco. No, 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 anche perché vi avviso, se tiro pacco vi avviso, non è che lo faccio così di punto in bianco. E quindi vi avviso su Telegram, quantomeno, che è dove do tutti gli annunci relativi alla nostra community. Primo live, grande, c'è sempre qualcuno, qualche vergine dei live, e mi fa piacere avervi. Un saluto da Tenerife, maledetto, mi fai salire veramente l'odio in questo modo, però mi fa piacere per te. Ciao, sei convinto che si vada to the moon? Ma in realtà convinto non ancora, però mi sembra una price action interessante, tra poco l'andiamo a cercare, a vedere, come dire. Conosci il progetto Hedera Hashgraph? Dopo daresti un'occhiata al grafico? Allora, ne ho già sentito parlare, però non lo conosco bene dal lato fondamentale. L'occhiata al grafico però ce la diamo di sicuro. Ci sono speranze per Dash? Andiamo a vedere il grafico, a me non è che faccia impazzire Dash, perché non lo so, mi sembra una di quelle monete tanto hypate in passato, che ha uno storico lungo e che vive un po' di quello, quindi fondamentalmente vive del suo nome, non mi fa impazzire, ripeto. Però andiamo a vedere il grafico. Dopo guarderesti Litecoin, Bitcoin? Come no, certo che lo guardiamo, anche se pure Litecoin è una moneta che non mi ha mai fatto impazzire e ora come ora mi sembra abbastanza morta, tuttavia l'andiamo a vedere. Viva PayPal su Bitcoin, qui qualcuno ha già visto la mia seconda tab di fianco ai grafici, che in realtà è un rumor, attenzione, ecco, già che ci siamo parliamone subito. Allora, io avevo questa tab dietro, è un rumor che però a quanto pare proviene da una fonte che definiscono autorevole, secondo la quale PayPal vorrebbe iniziare ad offrire l'acquisto e vendita diretto di criptovalute ai suoi clienti. Ve l'ho detto, è un rumor, c'è una fonte dentro CoinDesk che apparentemente ha recepito questa notizia con una sorta di wallet all'interno dell'applicazione PayPal. Questo sarebbe fantastico perché ovviamente si tratta di un'esposizione massiccia di Bitcoin verso i clienti di PayPal e quindi ovviamente maggiori clienti uguale maggiore interesse uguale tanto di buono per Bitcoin, chiaramente. Tuttavia non sanno ancora le tempistiche, si parla di qualche mese. La fonte, insomma, di questa notizia dice che innanzitutto PayPal appunto lavorerebbe con molti exchange per ottenere la liquidità, quindi PayPal ovviamente non è un exchange, non vuole fare da exchange, ma si appoggia a degli exchange esistenti per prendere liquidità e quindi per fare quelle intermediazioni di compravendita tra gli exchange stessi e i clienti suoi. E si parla di nei prossimi 3 mesi, forse prima. PayPal non ha voluto rilasciare commenti e quindi appunto è da trattare ancora come un rumor. Si sa che spesso succede che
in questa industria i rumor vengono gonfiati tantissimo, ai massimi oserei dire. In questo caso prendiamolo come una potenziale buona notizia, vediamo un po' come andrà. Di sicuro PayPal, essendo un'azienda fintech comunque abbastanza sul pezzo, sui nuovi trend e sulle nuove possibilità da offrire ai suoi clienti, e in particolare visto che uno dei rami di PayPal, dei settori in cui opera in maniera molto produttiva è proprio il trasferimento di denaro in maniera semplificata, sicuramente implementare le cripto andrebbe in quella direzione, quindi sarebbe un bene secondo me anche per PayPal stesso. Chiusa la parentesi, vi volevo solo citare la notizia, voi mi avete già sgamato, quindi anticipiamo un attimino. Parlami di EOS, parlami dei token sulle squadre di calcio, coprimi di shitcoin. E poi cosa devo fare ancora? Più tardi possiamo vedere Zillica? Certo che sì. 10k live, speriamo, vi immaginate che adesso parte a 90 e comincia a salire. Tra l'altro ve l'ho detto, io ho aperto ieri un long volatility quando ve l'ho condiviso, e poi vi faccio anche vedere com'è strutturato, così spendiamo anche due paroline sulle opzioni che so che vi piace ultimamente. Dunque, ciao, consigli su previsione Stellar Dollaro, ricordamelo dopo magari, perché adesso mi avete già sparato lì 50.000 coin da guardare e poi me le dimentico tutte. Però tra poco andiamo a vedere i grafici. All'inizio vorrei rispondere un po' a domande, come dire, più generiche, e poi quando andiamo a fare le analisi, alla fine sapete, faccio il secondo blocco del live dedicato interamente alle analisi dei grafici, quindi magari facciamo un attimino di pausa su queste. Conosci la carta? Ah, un altro prima live, grande Carlo Alberto, benvenuto anche tu in live, spero che vi piaceranno a voi che siete alla vostra prima live, spero che diventerà un appuntamento costante anche per voi. Conosci la carta Plutus? 3% di cashback a partner importanti come Nike, Amazon, e acquistando lì c'è il 30% di cashback. Sembra un po' troppo bello per essere vero, ma ha a che fare con le cripto. Allora, io non la conosco, sinceramente, e non saprei che dire. Non conoscendola mi sembra un po' eccessivo come cashback il 30%, non lo so, è una trovata pubblicitaria appunto di Nike, ma Amazon, il 30% di cashback su Amazon mi sembra, non lo so, io ci andrei veramente coi piedi di piombo, starei attento. Il token è tipo in posizione 500, ah, quindi sì, è una carta cripto. Non mi ispira, sai, il discorso del 30% di cashback su Amazon mi sembra un tantino eccessivo. Non lo so. La scorsa volta c'è stato qualche accenno a Torchain, non è che potresti dirci qualcosa di più? Allora, Torchain lo volevo andare ad approfondire tra i progetti di DeFi, ho in programma di fare un video magari, proprio perché vorrei dedicare più video, visto che ho avuto un ottimo feedback da voi riguardo al mondo della DeFi, e pertanto ho intenzione di dedicare magari un video ad ogni piattaforma. Ad esempio qualcuno era molto interessato a Curve, mi avete detto, ma come funziona Curve, il discorso del lending pool, del pool di liquidità al cui si può fare lending, si può fare il cosiddetto farming degli interessi, lo yield farming come viene chiamato, e quindi potremmo tranquillamente andare ad approfondire ognuna di queste piattaforme. Vi ricordo di andarci, di non fiondarvi sulla DeFi, che adesso è diventato un argomento un po' di moda, esageratamente di moda, e quando qualcosa diventa così di moda c'è da stare molto molto attenti, quindi attenzione anche a tutto. Torchain è un'altra di quelle piattaforme lì, quindi adesso non ricordo esattamente, c'era il token che si chiama Rune mi pare, e non ricordo esattamente neanche la sua posizione, il suo scopo e tutto quanto. Il modello mi pare che sia molto simile alle altre piattaforme di DeFi, quindi una sorta di cross chain, di applicazione, di piattaforma che permette l'interattività tra una blockchain e l'altra, e lui fa un po' da come dire finestra di comunicazione che permette l'interoperabilità stessa. Si può andare a creare dei nodi ricevendo, come dire, delle sorte di fees, e da quello poi dipende dal numero di token che si detengono, un modello un po' simile a REN, ecco, per dire. Comunque ve l'ho detto, approfondirò e magari ci dedicherò un video semplicemente a quello. Cosa pensi di Basic Attention Token e di tutto quello che gli gira intorno? Allora, riguardo a Brave, che è la prima cosa che gli gira intorno, è un browser che io continuo
continuo ad utilizzare, nonostante la gaffe che, ahimè, bisogna ricordarla, va ricordata, che redireziona i suoi utenti ai suoi referral link, l'aveva imboscato nel codice. Tuttavia è un browser, al di là di tutto, con cui io mi sono sempre trovato bene. Il modello BAT è ottimo, nel senso è un bel ecosistema per premiare i creatori di contenuti, per incentivare l'interazione, appunto, tra uno spettatore e il creatore di contenuti, nonché tutto il mondo dell'advertisement. L'unica cosa che non mi convince appieno è perché BAT, cioè il discorso di avere un token che fa questo, è un po' il solito discorso del voler creare un token per tutto anziché utilizzare magari Bitcoin o Ether per fare queste donazioni, questi pagamenti e questi trasferimenti. Ovviamente serve per raccogliere liquidità per loro, per gestire meglio la situazione, però il token BAT lo vedo come un qualcosa di non per forza utile, quindi non mi convince appieno. Al di là di tutto, il progetto che ci sta intorno invece mi convince molto molto di più. Se vuoi poi guardiamo il grafico, speculativamente potrebbe essere interessante, però dico la verità, non lo holderei il token BAT a lungo termine. Anch'io il primo live, benvenuto anche a te, dovevi esserci. Battutaccia terribile. Daresti un'occhiata a ZRX? Certo che sì, poi ci guardiamo. Ed era, lo seguo anch'io, ma mi sono cadute le braccia scoprendo che per passare i fondi su Cold Wallet bisogna fare KYC. Oh mamma mia. Peggio. Sondaggio, dove siamo? Europa, America, Africa, Asia, Oceania? Qua secondo me non sono tanti quelli che ci seguono dall'estero, però potrebbe essere un sondaggio interessante. Adesso, quando è il momento del sondaggio, lo facciamo, lo chiediamo. Sovrapponi il grafico di Ether appena nato a quello di Edera adesso? Cosa intendi? Intendi che stanno avendo un andamento simile? Ma non lo so, anche queste cose non mi convincono granché, nel senso, sì, cioè può voler dire tutto, può voler dire niente, più niente che tutto. Mi sono imbattuto nel libro di finanza quantitativa di Paul Wilmot, che purtroppo non l'ho letto. Wilmot deride l'analisi tecnica, non parla direttamente di astrologia, ma poco ci manca. Dice che l'unico indice tecnico in cui crede è la lunghezza delle gonne, più corte sono, meglio va l'economia. Mi piace questa frase. Io trovo che in realtà l'analisi tecnica sia un'analisi più umana, che butta dentro nell'equazione il fattore psicologico e argina la complessità matematica nel limite del comprensibile. Che ne pensi tu? Guarda, questa è una domanda sempre verde e sempre interessante, a mio parere. Quindi grazie innanzitutto per averla fatta, perché è uno spunto di discussione che vale sempre la pena sottolineare. L'analisi tecnica bisogna, secondo me, inquadrarla nel ruolo che ha, perché spesso si abusa dell'analisi tecnica, ovvero si tende ad utilizzarla per predire il futuro. Uno dice, vedo certi indicatori, allora significa che succederà questo. In realtà, secondo me, non è esattamente così che va vista. L'analisi tecnica è perfetta per andare a quantificare i rischi, per andare a vedere come è messo il mercato nel presente, nell'istante presente, e andare a quantificare i rischi e le probabilità di un'eventuale posizione che si vuole aprire. Faccio un esempio, che ne so, ho adesso una situazione di rottura di una resistenza e volumi calanti subito dopo. Bene, questa è una situazione con una buona possibilità di riuscita in caso di una posizione long, e allora cosa devo fare? Andare a vedere come si inquadra la posizione long, quindi dove potrei andare a mettere lo stop loss. Lo vado a mettere, che ne so, c'è un movimento, un cluster di prezzo sotto, un range che si è formato prima, perfetto, ho un riferimento dove mettere lo stop loss. Vado a vedere dove si può mettere un take profit e lo vedo in base al trend che è in atto e magari alle prime resistenze, e inizio a identificare dei livelli, quindi vedo se la posizione è lungo trend e vedo se ci sono delle resistenze sulla mia testa. In base a questo mi delineo un profilo di rischio rendimento, quindi vedo lo stop loss è lontanissimo perché è vicino al vuoto e quindi è una posizione che mi forza a mettere uno stop largo, non è una bella posizione. La posizione è contro trend e magari ho una resistenzona sopra la mia testa, non è una buona posizione.
posizione, altrimenti in casi contrari è una buona posizione. E se le probabilità sono a mio favore, quindi ho un setup che in passato si è comportato bene, allora benissimo, con questo posso andare ad esempio a implementare anche Fibonacci, che non mi dice niente di magico, mi dice soltanto quanto ho ritracciato in percentuale il movimento, e quindi mi fa capire se mi trovo su dei livelli interessanti dal punto di vista dell'assorbimento del movimento stesso. Cioè il movimento impulsivo è stato assorbito troppo e allora magari non vale la pena pensarla come trend follower, si è presentata domanda su un livello che invece corrisponde a una percentuale bassa di assorbimento, come può essere il 50%, che di solito è un buon livello, oppure addirittura il 31,8, e allora lì può essere interessante andare a impostare una posizione che si basa proprio su un setup di quel tipo lì, su un piccolo dip, un buy the dip sul quale poi punto al seguire l'ondata 2 che potrebbe andare a comparire subito dopo. Lo stop loss stessa cosa, mi dice dove metterlo perché mi identifica i livelli più importanti, i livelli più seguiti. Poi c'è tutta quella parte della cosiddetta self-fulfilling prophecy, ovvero più gente segue certi livelli e più quei livelli diventano automaticamente efficaci. Ovvio che non è un oracolo, nel senso, se guardo l'analisi tecnica dicendo RSI uguale ipervenduto, quindi per forza di cose il prezzo salirà, allora lì sto abusando dell'analisi tecnica, perché non esiste niente che prevede il futuro nei mercati, in particolare in un mercato volatile come Bitcoin. L'analisi tecnica è da vedere come una sorta di faro, ok, che mi dice, come dicevi giustamente tu, in base a come si sta comportando il mercato, come un unicum, nel senso è un insieme di persone il mercato che agisce più volte irrazionalmente che razionalmente, e alla fine il tutto con molta eleganza si dipinge su un grafico. Si formano dei livelli di prezzo interessanti che sono proprio dei catalizzatori emotivi, se vogliamo, perché quando ci si avvicina il mercato tende a comportarsi in certi modi, ed è proprio da lì che poi vanno a nascere i setup, e l'analisi tecnica cerca di darmi un riscontro quantitativo quasi logico di tutto questo, e quindi io trovo che sia veramente fondamentale. Poi è ovvio che se c'è sempre questa diatriba, no? Tra l'analisi quantitativa, ovvero chi che ne so, va a estrarre numeri, estrarre dati, usa magari machine learning, algoritmi per andare a cercare di decodificare il mercato, ma io penso con tutta sincerità che siano meno efficaci della banale analisi tecnica, proprio perché cercare di tirare fuori dei numeri, dei dati che seguono dei modelli o degli algoritmi, o cercare di pensare degli algoritmi in base a un qualcosa che non ha niente o quasi di razionale, rischia di diventare veramente fallace. E quindi io prediligo personalmente la banale analisi tecnica, magari anche automatizzata con algoritmi, però molto meglio la banale, appunto, analisi tecnica, piuttosto che voler tirar fuori numeri, dati e cose di questo tipo, e voler far diventare preciso e logico qualcosa che di logico non ha nulla, insomma. Ecco, questo sproloquio per dire questo. Più uno il sondaggio, adesso lo facciamo. Binance adesso accetta bonifici SEPA, giusto? Mi pare proprio di sì. Sul sito di PayPal ci sono le richieste per Crypto Engineer, è più di un rumor. Le azioni di PayPal si sono aumentate del 3-5% ieri per questo rumor, pazzesco. Nel sito ufficiale c'è scritto che ricercano figure professionali in ambito cripto. E beh, caspita, allora questo diciamo che fa diventare questo rumor un po' più interessante. Anche se, oddio, adesso volendo si potrebbe anche pensare che loro sono interessati ancora a studiare, ad approfondire quest'ambito, e da lì al mettere a disposizione le cripto ai loro clienti c'è un abisso. Però io credo molto fermamente che tutte queste aziende fintech dovranno fare i conti con l'offrire le cripto e dei wallet, dei servizi di wallet ai loro clienti, proprio perché diventerà una cosa necessaria se si vuole sopravvivere. Cioè o evolvi o muori, si dice, e pertanto, visto che l'evoluzione della moneta digitale comprende, non dico è perché è ancora presto, ma comprende sicuramente blockchain e cripto, bisogna farci i conti. Buonasera, benvenuto anche tu. Comunque anche Edera sponsor come Boeing, Google e IBM. E caspita, Google, oddio, mi pare un po', magari collabora su Google Cloud, non lo so. Vabbè, comunque può essere interessante. Ciao a tutti, primo live, grandissimo, benvenuto anche tu.
Ciao Luca, sto testando una strategia di trading sugli incroci delle EMA 10 e 20. Semplice, pulita e interessante. Sembra che sugli storici funzioni bene. Qualche consiglio per eliminare i falsi positivi? Parere in merito? Allora, che dire? Ma sui falsi positivi EMA 10 e 20 sono tutte e due molto veloci. Quindi potresti implementare un trend filter simile a quelli che avevo fatto vedere io sulle mie strategie. Banalmente dire all'algoritmo se il prezzo è superiore a una media un po' più lenta, o magari includere all'incrocio EMA 10 e 20 una EMA più lenta, anche in quel caso lì, e dirgli appunto se il prezzo è superiore a questa EMA più lenta, ipotesi di uptrend, solo posizioni long; se il prezzo è inferiore, solo posizioni short. Oppure, volendo, si può implementare un ulteriore filtro dicendo all'algoritmo che, oltre a parte guardare l'incrocio EMA 10-20, di aspettare che le due medie mobili abbiano una certa distanza tra loro, ok? Oppure che rimangano una sopra l'altra per n campioni. In questo modo magari ritardi l'ingresso, però lo rendi un po' più efficiente. Poi, facendo le tue prove, decidi: preferisco mettere il filtro o non mettere il filtro, perché magari vai a eliminare dei falsi positivi, però vai a eliminare anche degli ingressi che poi ti avrebbero fruttato, vai a posticipare gli ingressi che potrebbe non essere una cosa piacevole. Mi vengono in mente quelle cose lì, quindi un filtro di trend e magari un filtro di che considera soltanto le situazioni in cui effettivamente sta nascendo un trend e non siamo in lateralizzazione, ovvero il vedere le due medie mobili un po' distanti l'una dall'altra, che significa che si sono incrociate e sta già partendo anche un po' il trend, perché appunto le due medie si stanno distanziando tra loro. Ok, qualche novità sui tuoi video YouTube? Ma purtroppo sono ancora qua in attesa di un riscontro. Io, tra l'altro, ieri, finto tonto, ho scritto al support, che per, ancora di nuovo per chiedere, e mi hanno detto che effettivamente hanno visto che ci sta guardando il loro team. C'è sempre questo fantomatico team, perché il support ovviamente non ci fa nulla, lui passa le richieste, e poi c'è the team, questo fantomatico team che ci guarda prima o poi, e mi hanno detto appunto di aspettare un riscontro, quindi così farò. Mi hanno spiegato che in questo periodo adesso hanno la scusa del discorso dello smart working, che ci sono meno persone e quindi gli algoritmi ti massacrano fondamentalmente, poi sta a te fare ricorso e aspettare. Nel frattempo i tuoi video non li vedi, ma cavolacci tuoi. Bah, grazie YouTube. Allora, cosa ne pensi? Grande grazie per le opzioni, ma figurati, è un piacere. Poi le opzioni sono un argomento che vale assolutamente la pena di approfondire, perché include delle nuove operatività che, come dire, completano molto bene quelle già in essere. Cosa ne pensi del 26 delle scadenze futures opzioni? Allora, penso che effettivamente c'è un potenziale di volatilità in quello, perché scadono un controvalore di opzioni sul CME molto grandi, e soprattutto anche appunto di futures, che a fine mese ci sono sempre le scadenze, l'ultimo venerdì mi pare del mese, e questo è sempre un potenziale, come dire, bacino di volatilità. Perché? Perché quando scadono i derivati, o si fa il rolling, quindi chi ha le posizioni aperte le va a prolungare per un altro mese banalmente, oppure c'è il movimento del sottostante, cioè chi detiene una certa posizione che scade va a maturità, allora ci vuole il trasferimento del sottostante, la vendita, oppure semplicemente chi utilizza gli strumenti derivati come copertura magari chiude la posizione se non la rolla avanti, e per chiuderla contemporaneamente magari vende spot, oppure compra spot per coprire uno short. Insomma, ci sono operazioni di questo tipo, quindi ovviamente non si può dire salirà, scenderà, perché quelle sono vaneggiamenti, però dire che c'è del potenziale di volatilità, sì, soprattutto se c'è un open interest in ballo veramente alto come in questa situazione. Questo in parte si va a legare con il discorso del long volatility che avevo aperto, proprio perché ho incluso chiaramente il fine mese all'interno del mio long volatility. Ho scelto opzioni a scadenza più lontana del fine mese, proprio per mettere dentro anche quello nel paniere di ciò che potrebbe far saltare la volatilità, ma ne parliamo tra poco. Ciao Luca, consigli sempre Celsius Network? Oggi ho fatto un trasferimento, puoi consigliarmi qualcosa? Mia prima chat. Allora, innanzitutto benvenuto, e che dire, io lo utilizzo Celsius Network, mi trovo bene, ogni lunedì pagano puntuali, continuo a seguire il progetto per vedere ovviamente che rimanga solvente tutto quanto, e ti direi proprio di sì, nel senso non ci vedo ancora nulla di male. Io personalmente
Non voglio sembrare un oscillatore di una cosa piuttosto che dell'altra, ma dico sempre in maniera molto trasparente il mio parere. Io preferisco ancora il mondo CeFi dal mondo DeFi, perché il mondo DeFi è un po' ancora a rischio novità. Ecco, come vedete ci sono tanti attacchi al mondo DeFi che prosciugano gli smart contract, che trovano vulnerabilità, ci sono situazioni un po', come dire, critiche, a volte c'è scarsa liquidità, quindi secondo me è ancora da rodare. Ha un potenziale immenso e lo seguo con fascino. In questi giorni mi sono messo lì, proprio me lo sono voluto studiare, infatti ho fatto anche un paio di video a riguardo, mi sono messo lì che sono a casa dal lavoro in questi giorni, me lo sono studiati proprio, mi guardavo tutti i protocolli, mi leggevo i dettagli tecnici, capire come funzionano, e anche per quello magari potrebbe essere interessante dedicare un video a parte ad alcuni progetti. Mi gustavano particolarmente appunto Curve su vostra richiesta, REN perché lo trovo interessante e affascinante io, nonché con tanto potenziale, Cava magari, di cui se ne parla ancora poco, e basta. Poi gli altri li ho già fatti in passato perché avevo una playlist, qualcuno è sparito ma la playlist c'è ancora, dedicata proprio al mondo della DeFi. Dicevo, preferisco ancora la CeFi perché è ancora un po' più, come dire, istituzionalizzata e mi tranquillizza un pelino di più. Lo so che potrei sembrare un anticristo a dire queste cose, però sapere che c'è dietro persone come dei fondi piuttosto che grossi investitori, piuttosto che delle assicurazioni, insomma, mi tranquillizza un po' di più. Ecco. Quindi basta, questo è bolla DeFi. Ecco, infatti l'ultimo video che ho fatto era dedicato proprio alla DeFi, un campanellino d'allarme. Non vuole essere ovviamente un seminatore di panico, però a me piace molto anche, come dire, andare un po' controcorrente a volte, quando si crea molta hype, molta FOMO nei confronti di qualcosa, come in questo caso la DeFi. Io cerco sempre di riportare sulla terra e riportare alla razionalità, mettendo davanti al mio pubblico i rischi, perché i rischi sono un qualcosa da capire sempre in maniera estremamente concreta, e secondo me in questo periodo storico, come non mai, la DeFi inizia a correre dei rischi molto grossi, dovuti, come ho detto appunto nel video che ho pubblicato ieri, al fatto che ci si sta accumulando tantissima liquidità, si iniziano a creare degli incentivi ad abusare, tra virgolette, delle piattaforme di DeFi per fare magari degli arbitraggi ad alto rischio, per fare prestiti di fondi da mettere in prestito a mia volta. E secondo me, se non, infatti ho visto che su Compound, visto che mi sto riferendo in particolare a questa piattaforma, hanno già varato delle proposte di modifica volte ad arginare questo fenomeno. Un esempio è il mettere la riserva di USDT al 20%, che significa che il 20% dell'interesse ricavato fondamentalmente tra il lender e il borrower viene rimesso dentro al pool, e questo crea, come dire, un cuscinetto appunto di liquidità più alto all'interno del pool, anziché mettere tutto in prestito e mettere a rischio, a forte rischio, la piattaforma di insolvenza nel caso di liquidazioni a catena. Questo è un rischio veramente grosso, ora che ci sono questi incentivi per fare il farming dei token comp. Adesso io mi aspetto che la naturale conseguenza di questo boom del token comp, quale sarà? Cioè, secondo voi, cosa vi immaginate? Uniswap butterà fuori il suo token, Curve butterà fuori il suo token, arriveranno progetti DeFi a caso che diranno DeFi, prenderanno una cosa magari che non ha nessun senso e ci metteranno dentro la parola DeFi e butteranno fuori il loro token. E quindi mi raccomando, occhi aperti, io continuerò dal canto mio a suonare i campanellini d'allarme laddove sarà necessario, però questo ci tenevo a dirlo. Serio, i token delle squadre di calcio, ti dico la verità, so che hanno fatto la vendita del token del Barcellona, però non seguo quel progetto lì, mea culpa. Grazie, ciao Luca, ciao a tutti. Poiché devi pagare un abbonamento mensile per il cashback, dunque cos'era l'altra carta, secondo me può essere, però te l'ho detto, mi sembra comunque un pelino troppo esagerato questo cashback. Ciao a tutti, ciao Andrea, benvenuto. Quali piattaforme conosci per fare DCA in automatico oltre a Coinbase e Bitpanda? Allora, mi pare che Conio te lo permetta adesso, e poi sai che non lo so, perché io in verità lo faccio manualmente. Tra l'altro non so se vi può interessare, volevo
magari nel prossimo, nella prossima, nel prossimo algoritmo di trading automatico, fare un algoritmo dedicato proprio al DCA, nel senso soprattutto sul backtest, cioè mettere uno scriptino in PineScript che vi simula un DCA in passato con un sacco di parametri modificabili, tipo con che frequenza, giornaliera, mensile, settimanale, oraria addirittura, quanto mettere dentro, se pesare di più quando il prezzo è alto, il prezzo è basso, cose di questo tipo, e magari così uno può simulare i diversi rendimenti di un piano d'accumulo con un po' di creatività in più, non il semplice compro ogni 2 settimane, ma magari metterci dentro un pelino di intelligenza, che ne so, un qualcosina in più che mi aiuti a, come dire, ottimizzare questo algoritmo di dollar cost averaging e a farlo diventare un po' più smart, possibilmente che frutti un po' di più, ma non lo so se vi interessa. Ciao Luca Domandona, quali condizioni invaliderebbero dei limit buy su un uptrend? Esempio, ho dei limiti impostati, il prezzo entra in un range, passano parecchi giorni e inizia una lenta discesa, l'uptrend perde forza, che fai? Aspetti fiducioso o rivaluti il tutto? In base a cosa? Allora sì, direi che ti sei spiegato. Io ti dico le condizioni che il limit buy, immagino che tu intenda che c'è un movimento a rialzo e tu aspetti sul ritracciamento, è una condizione abbastanza classica. Quella situazione lì viene invalidata, secondo me, nel momento in cui questo ritracciamento diventa un'inversione, cioè perde lo status di ritracciamento ma diventa appunto un'inversione. E questo accade ovviamente quando, ad esempio, dopo l'impulso rialzista hai subito un impulso ribassista molto forte piuttosto che un sell off notevole, e magari già le prime candele di ritracciamento ti vanno a toccare vicino alla zona dove hai impostato il limit buy. Ecco, in quel caso lì io lo tiro via, o meglio, io in realtà di solito aspetto un po' a mettere i limit buy sul ritracciamento, aspetto perlomeno che si veda una confermina, cioè del tipo un pump a rialzo, un movimento rialzista, arrivano i primi segni di sell off, vedo che inizia a muoversi con un certo profilo di volumi e movimento, ok, quindi del tipo ritraccia con volumi calanti, inizio a mettere i limit buy sulla mia area in base a dove poi ho identificato l'entry level. Nel caso in cui invece il ritraccia, cioè mi parte a rialzo e mi inizia a lateralizzare, non lo metto neanche, a dir la verità, il limit buy, perché quello non è un ritracciamento ma è una fase potenzialmente accumulativa e quindi magari apro un setup differente. L'unico modo appunto per dire se inizia il ritracciamento, per dire è invalidato, è troppa violenza in vendita, quindi dei volumi in svendita esagerati, candele piene, magari engulfing, dei setup short insomma che si presentano che non li voglio vedere, e direi basta, perché per il resto segue tutto il piano. L'unica cosa appunto è un'esagerata potenza dei sellers e dell'offerta che mi va a rendere meno probabile quello scenario lì. Allora in quel caso preferisco vedere quando si esaurisce l'offerta, entrare long magari un po' in ritardo, però essere più tranquillo, perché mettere un limit buy anticipatore quando ci sono dei sell off che bastonano non mi piace molto come stile, ecco. Buonasera a tutti, qua c'è ancora qualcuno che fa points, vabbè. Come vedi l'utilizzo degli indici e i leverage token su FTX? Allora, gli indici doppio pollice su sono fantastici, perché sono, come dire, un aggregato di mercati più volatili e li rendono un po' meno volatili pur mantenendo la direzionalità della categoria. Ci sono ad esempio l'indice delle exchange coins, qui dove mette insieme tutte le exchange coins basate già per capitalizzazione, ottima cosa, gli indici DeFi, l'indice altcoins con media capitalizzazione, shitcoin, ottimo. Niente da dire, è assolutamente ottimo e vale la pena operarci sopra. Per quanto riguarda i leverage tokens, bisogna stare molto 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 attenti, perché vanno capiti. Se li si capisce ha senso operarci sopra, perché hanno un bel potenziale, però se non li si capisce si perdono soldi. Per quale motivo? Principalmente per la logica del ribilanciamento che hanno, ok? Io avevo fatto anche un video sui leverage tokens, mi pare che ci sia ancora su YouTube tra l'altro,
non dovrebbe essere stato brasato. E fondamentalmente quello che accade è che ogni giorno è come un ETF, no? Un ETF long o short, non so se li avete mai utilizzati anche sui mercati tradizionali, ci sono gli ETF in leva, che anche quelli sono molto pericolosi se non li si sa usare, che ogni giorno ribilanciano l'esposizione per mantenerla alle condizioni iniziali. Il problema di questo, cioè questo ottimizza i guadagni se c'è un trend, limita le perdite se c'è un trend contrario, ma ti massacra se c'è lateralità, perché lui ogni giorno ti va a ribilanciare, ti va a realizzare delle perdite in più fondamentalmente, ti va a esporre troppo o troppo poco e quindi va a finire che più il mercato è laterale e più perdi. Quindi bisogna capirli e soprattutto non bisogna holdarli, non sono fatti per essere holdati, c'è poco da fare. Banalmente se uno holdasse sia il token bull che il token bear andrebbe incontro a perdita sicura. Ecco, questo per far capire quanto sono stati furbi quelli di FTX a metterli a disposizione. Ieri BioBlue ha pubblicato un video stupendo con Massimo Zucco, Bitcoin spiegato a mia nonna, in un video solo tutto ciò che si dovrebbe sapere, critica le altcoin incluse, super consigliato a tutti i neofiti. È vero, i video di Zucco io li consiglierei assolutamente, che però si chiama Giacomo, mi pare, se non ricordo male, e me lo vado a vedere anch'io, sapevo che era uscito però non l'ho guardato, però non se è di Zucco non posso che consigliarlo anch'io, perché è una persona che la sa veramente tanto ed è anche in grado di spiegare. Avevo visto anche un video che era agghiacciante su un altro canale, mi pare Pandora TV, che l'avevo anche commentato spiegando perché era agghiacciante, ma fortunatamente è stato poi oscurato, grazie a Dio. Allora, ed era se lo prendi su Binance non serve che KYC. Ah, beh, direi di no. Ciao Dio, no. Però ti devi iscrivere a Binance. Ren sta andando alla grande, è vero. Magliettina scollata, vedo non vedo, color turchese. Welcome to the bus. In realtà questo è un pigiama. È un pigiama veramente del tipo, ho detto che cosa mi metto? Boh, questa va bene, dai, mettiamola. È vero che altcoins sono stati creati per prendere i nostri bitcoin? Che dire, buona parte sì, dico la verità, perché ci sono veramente tantissimi token, monete, mica monete. Io prima ho fatto l'esempio di BAT, che è tranquillamente sostituibile con Bitcoin, e hanno un business model ovviamente finalizzato in primis a dare liquidità all'azienda che eroga un servizio, che potrebbe tranquillamente erogare senza quel token, ma deve trovargli un perché, deve dire questo token serve a questo perché altrimenti la gente non lo compra, ok? Il token è visto indirettamente come un investimento azionario, come se fosse, sul progetto stesso, ok? Se voi mi dite, BAT, che senso ha? È un investimento sull'espansione dell'ecosistema Brave, il discorso dei loro ads, eccetera, eccetera. Però in verità che scopo ha? Semplicemente di fare da scambio di valore sulla piattaforma. E perché utilizzare BAT e non utilizzare qualcos'altro? Perché ovviamente è un qualcosa che è rimasto circoscritto alla piattaforma e soprattutto garantisce liquidità a chi lo ha erogato, perché nella ICO hanno venduto i BAT e loro hanno intascato, loro ne hanno una grossa riserva e hanno interesse a far salire il prezzo, con un discorso un po' di questo tipo. Quindi c'è questa componente azionaria, chiamiamola, come se fosse indirettamente una security, però per la SEC non deve essere una security, altrimenti ti viene a rompere le scatole, devi essere certificato e tutto quanto. Altrimenti devi fare come ad esempio ha fatto Nexo, che ha certificato il suo token e l'ha fatto diventare a tutti gli effetti una security e ti paga il dividendo. Potrebbe avere allora più senso addirittura. Però ecco, c'è questa cosa indiretta che deve dare un valore al token a tutti i costi per fargli avere un andamento del prezzo in linea con il progetto stesso. Questo, come dire, è un bene o un male? È un discorso interessante anche questo. Secondo me non è del tutto un male, perché è giusto comunque che ognuno abbia la libertà di creare il suo token. Poi sta a chi lo compra o no decidere, usare la testa. Del tipo, io vedo un token che secondo me è inutile, non lo compro, se no sono un pirla se compro un token inutile. Oppure voglio fare banalmente speculazioni. Io ormai ragiono così. Nel 2017 ragionavo, un nuovo token, mio, datemelo subito, bag holder.
Twitter e via. Adesso dico no, cioè se un token non ha proprio il 100% di ragion d'essere, io non lo compro più. Ho eliminato questa componente speculativa perché mi ha portato più disastri che soddisfazioni, diciamo. E quindi io mi trovo in parte d'accordo con questo discorso, ma in parte no, perché ce ne sono alcune effettivamente interessanti. Interessanti magari perché hanno costruito davvero un ecosistema che ha necessità del loro token, oppure si tratta di quelle cosiddette piattaforme sulle, come Ether ad esempio, o EOS o altre simili, sulle quali viene costruito qualcosa e quindi è necessario che ci sia un token circoscritto a quella piattaforma lì. Poi come vedete si va molto adesso nella direzione dell'interoperabilità tra una blockchain e l'altra, e mi immagino io in un futuro di convivenza di diverse coin dove vigerà una sorta di selezione naturale e l'adozione andrà a decidere quelle che valgono e quelle che no, e ognuna sarà scambiabile con l'altra o utilizzabile magari su una blockchain piuttosto che sull'altra, una cosa di questo tipo. Però sinceramente di altcoins inutili ce n'è sempre troppe forse, e sono fatte ovviamente per raccogliere liquidità da noi, dagli investitori. Come vedi il token KRL? Non lo conosco, ti dico la verità. Ciao Luca, primo live per me, ma ti seguo da inizio 2018 su Facebook e YouTube, ottimo lavoro, e io ti ringrazio veramente un sacco, grande, sei uno dei primi, perché ho iniziato in quel periodo lì, fine 2017, inizio 2018, e quindi mi fa veramente veramente piacere, e spero che apprezzerai anche i live, e benvenuto su Twitch. Qua Germania, primo live anche per me da lucido, beh, grandi i tedeschi, birra 90, mi fa moltissimo piacere. Analisi EOS, il grande incubo di quest'anno, certo che sì, UE finalmente ci sono, benvenuto anche a te. Cosa ne pensi delle news riguardo PayPal? Ma penso che sarebbe veramente interessante come notizia, cioè sarebbe veramente un'esposizione pazzesca, poi se ne parlerebbe, ne parlerebbero i media anche mainstream, cioè solo cose buone, sicuramente potrebbe magari andare a fomentare un po'. L'analisi tecnica senza fondamentale non è nulla. Non sono del tutto d'accordo, sai, perché... come dire, la speculazione a volte si basa solo su... A me è capitato, giuro, a volte, di guardare solo il grafico senza sapere i fondamentali. Anche perché i fondamentali, cioè, valgono se tu vuoi fare un investimento. Quindi se tu vuoi detenere una quota di qualcosa, come un token, una coin, allora ovviamente vuoi che sia solida. Ma se vuoi una speculazione, tu vedi certi segni sul grafico e ti bastano quelli. Un dentro e fuori, banalmente, un trade. Io la penso un po' così. Fanno più male le opzioni o i perpetual? Sono due cose molto, molto diverse, molto diverse. Se non li si sa usare, fanno male tutti e due. Perché le opzioni, soprattutto se le si vende, possono fare molto molto male. I perpetual anche, se non si sa quello che si sta facendo, se non si conosce il funding, se non si sa cos'è la leva, cos'è la liquidazione, tutti quei discorsi lì. I derivati non vanno usati, a meno che uno non li capisca appieno. Sei un grande, ti ringrazio, mi fa molto piacere. Il brutto delle altcoin è che sono 99% speculazione, verissimo. Non fate i backholder, perché ad ogni ondata, altcoin bull run, quelle che corrono, sempre le nuove, ma non si sa mai prima quale. EOS, Stellar, NIO e compagnia bella del 2017, non se le caga più nessuno. Niente di più vero, perché... come dire, le altcoins si muovono molto su ondate di hype, come dici giustamente tu. Il marketing dei progetti crypto, fondamentalmente, è quello che copre, se voi andate a vedere le loro spese, i loro investimenti interni, credo che sia quello che copre di più, ma proprio perché questo delle crypto è un mercato che comprende tantissimi speculatori tra noi, ok? E tantissimi gambler, intesi proprio come scommettitori, che vogliono trovare il prossimo Bitcoin, vogliono fare 100 per. C'è questa credenza, no? Nel mondo crypto, tra noi della community crypto, c'è questa voglia veramente di sbancare, che è tossica, secondo me, è sbagliata, perché ci pone nella luce sbagliata rispetto a una strategia di investimento e di trading. E ci punta, cioè ci incentiva a cercare quella coin che può esplodere piuttosto che quel progetto che potrebbe andare bene nel tempo e che sta avendo andamenti sostenibili. Guardate Comp, il token di Compound. Adesso non voglio neanche sapere quante persone lo stanno comprando sperando che continui a salire alla cieca. Cosa succederà? Succederà che prima o poi il prezzo si stabilizza, prendono una legnata, quel pump lì non verrà mai recuperato il prezzo iniziale, ci saranno un sacco di backholder anche di qui.
quello. È sempre quello che accade, e cioè fondamentalmente è il voler essere gambler anziché investitore, che è veramente diverso, perché un investitore si fa degli obiettivi più concreti, non ha senso avere degli obiettivi del tipo decuplicare il proprio capitale, perché non è sostenibile. Cioè, ogni, come ne ho parlato, avevo fatto un post su Facebook ieri, ho detto qualsiasi tipo di investimento o speculazione che ha un potenziale rendimento alto è accompagnato da un rischio altrettanto alto. Quindi, così come la altcoin che farà il prossimo 10 per esiste, però c'è una possibilità su N di beccarla, e di sicuro si può essere bravi quanto si vuole, ma se non si ha delle informazioni da insider non lo si può sapere. Quindi uno può anche leggersi tutti i white paper che esistano, ma non trovare la prossima altcoin che farà il 10 per, perché semplicemente non siamo tenuti a saperlo. Conosci Yoast? Gli daresti un'occhiata? Sì, lo conosco, non di preciso nel progetto, ma ne ho già sentito parlare, poi ci diamo un'occhiata. A proposito, leggo ancora un paio di domande, poi ci tuffiamo sui grafici. Stellar è da una vita in barra di compressione, per quale motivo? Io la holdo a oltranza. Perché fondamentalmente non è più, non attira più capitali, non ci sono più capitali che la muovono, che dire, nient'altro, niente più, niente meno, non è più, non c'è più hype, quindi non ci sono più pump e basta. Tra l'altro spesso prima pompa e poi arriva le notizie, qualcuno dice show me the chart, I'll tell you the news, proprio perché la price action, non so se Magic Neil è qua che ci sta ascoltando, se sì sicuramente sentirà molto sua questa frase, e ti saluto se ci sei. E è vero d'altronde, perché spesso quando inizia a muoversi il prezzo vuol dire che si vuole generare hype, e quindi si innesca questo effetto a catena, che vale anche sui mercati tradizionali, perché guardate cosa sta accadendo adesso sui mercati tradizionali. Cioè c'è la Fed che sta cercando in tutti i modi, Trump che sta cercando in tutti i modi di pompare il più possibile lo stock market, nonostante la realtà sia agli antipodi. Cioè questo dualismo che si è creato tra finanza ed economia non è sostenibile, perché si sta veramente creando l'illusione che il mercato vada alla grande. Cioè, rendetevi conto. E quindi i cosiddetti Robin Hood investors, che adesso vengono molto presi in giro, i retail, comprano tutto perché pensano che vada tutto bene, e in realtà non è così, è manipolazione, come c'è sulle cripto c'è sul mercato tradizionale. Ed era, se vuoi portarlo fuori da exchange centralizzati su cui hai già KYC, tipo il Ledger, devi andare sul loro sito e fare KYC. Questo è proprio l'anticripto, vero, sono d'accordo, ed è per questo motivo che Google ha scelto Hedera, a mio avviso. Al di là della tecnologia, è una continuazione della compravendita di dati personali più importanti e compromettenti di quelli che ha rubato finora. Potrebbe essere. Ciao Luca, i video spariti dal canale credi ricompariranno? Dove si trovano in alternativa gli script per il trading automatico che avevi condiviso? Allora, io credo che ricompariranno, perché non c'è motivo di rimuoverli, credo proprio che sia un falso positivo. Adesso sto aspettando una risposta da parte di YouTube, quindi un po' di pazienza, spero che si sbrighino. Gli script li trovi sul mio profilo di TradingView, che è LukeScream, comunque lo trovi assolutamente lì. Le strategie automatiche che erano su YouTube sono disponibili purtroppo è un po' l'argomento del periodo, sì, su TradingView. Eccomi a voi, grandissimo e ben arrivato. Non ho ancora capito come si attiva la strategia EMA Slope automatica. Serve TradingView Pro e servono i webhook, quindi direi di sì, serve TradingView Pro e serve quel bottino che vi ho condiviso nel video che è scomparso. Come decidi quando aprire uno short di copertura? Ma guarda, molto banalmente lo apro quando sono esposto long, net long, e quando vedo un setup short comparire, apro uno short di copertura, banalmente per proteggere la mia posizione long. Ovviamente non è da intendersi come operazione speculativa, ma è come copertura appunto del capitale della posizione long che ho aperta, perché altrimenti sarei, come dire, holder e basta. Quando c'è un setup long, io di solito scelgo o apro appunto uno short speculativo lì, per andare, come dire, a fare un dentro fuori rapido, ma solitamente quello è quando
quando non c'è una potenziale inversione in atto. Quando vedo delle potenziali inversioni, quindi esempio se adesso questo range rompesse a ribasso, vado a coprire invece in maniera più consistente che con un trade speculativo la mia posizione long. A tal proposito andiamo a vedere i grafici. Allora, vediamo un po' come si sta comportando Bitcoin e poi andiamo a seguire le principali altcoin se vi aggiorno sulle mie posizioni. Anche oggi ho dato un po' più di peso alle domande proprio perché il grafico non dico è uguale alla scorsa volta, ma lo scenario è sempre quello. Guardate, ve lo sto zoomando un po'. Ci troviamo dentro innanzitutto il contenitore principale, rimane sempre il range che vede come range high i 10.000 circa e come range low questa sacca di liquidità intorno agli 8.600. Quindi queste sono le due direttrici. Al suo interno si è venuta a formare questa uptrend line che vedete qua in bianco, che congiunge i lows, che per ora sono tutti higher lows, e in alto abbiamo un equal high, che è appunto il range high, e questa anomalia puntiforme che è questo falso break che c'è stato il giorno 1 giugno ed è subito stato assorbito. Questo ha un po' sconfinferato la situazione perché è andato a creare, a mangiare un po' di liquidità che si poteva essere accumulata in questa zona sopra appunto al range high, e quindi è andato a spegnere un po' quello che potrebbe essere un avviatore, un catalizzatore di uptrend nel caso in cui andassimo a bucare per l'appunto il range high. Questo perché qua sopra c'erano molti stop loss, in quanto in questo istante temporale vedete avevamo toccato due volte questa zona, e quindi chi ha aperto posizioni short sicuramente si è basato su uno stop loss di questo tipo come caso di invalidazione, e inoltre sono stati inseriti sicuramente degli ordini di acquisto a mercato nel momento in cui il giornaliero ha chiuso qua fuori e subito dopo non ha immediatamente dumpato ma ha aspettato un po' di ora, metà giornata, e quindi ha intrappolato questo movimento molti trader e ha svuotato molta liquidità. Io sono uno di quelli, se mi seguite sapete la vicenda. Dopodiché cos'è accaduto? C'è stata un'altra pesca di liquidità da sopra il range high, anch'essa immediatamente dumpata dall'offerta, quindi abbiamo segni di offerta qua, abbiamo un segno di offerta qua, e quindi sembra che il mercato non sia ancora pronto a fare uscire il prezzo dal range, in particolare l'offerta non è ancora pronta perché aveva intenzione appunto di abbattere il prezzo più e più volte. Questi due tentativi ne sono un chiaro esempio. Al momento abbiamo dopo queste due botte da parte dell'offerta, che come vedete poi sono andate a prosciugare i volumi, perché quando il prezzo non sa da che parte andare, perché se va da una parte in basso c'è la domanda che respinge, se va e così via, se va in alto c'è l'offerta che respinge, allora l'operatività che viene incentivata è quella di range trading, quindi di giocarselo un po' all'interno del range, e fin tanto che questo range trading continua il resto sta a guardare, cioè i trader che cercano il trend stanno a guardare, e quindi i volumi si prosciugano, la liquidità si prosciuga tantissimo. Quello che triggera di solito il passaggio da ranging a trending è proprio la rottura confermata del range stesso, cosa che accadrebbe gravitando qua oppure qua. Fino ad allora dobbiamo seguire lo scenario di range. In particolare lo scenario di range potrebbe dare qualche altro spunto. Ad esempio, guardate quello che si è formato in questi giorni, un range nel range. Quindi proprio indica che la volatilità è stata disintegrata, si è prosciugata completamente. Cioè, non solo ci muoviamo in lateralità da due mesi ormai, e qualsiasi tentativo di uscire da questa fase viene abbattuto, il che significa che c'è equilibrio domanda-offerta. Ma addirittura siamo andati a costruire un range di ampiezza estremamente bassa, perché parlo di 9.200 fino a 9.550, e questo secondo range è perdurato tempo, cioè non c'è rimasto dentro per tanto tempo, e questo appunto ha creato una situazione ancora più debole per i volumi, cioè sono ancora più sottotono. Anche in questo caso il fatto che qualsiasi tentativo di approccio fosse terminato in una respinta all'interno del range fa capire come ci fosse equilibrio. Al momento sembra che siamo davanti al primo segno di squilibrio, forse, ovvero questo attacchino qua.
ok? Questo tentativo di bucare il range stesso, che c'è da vedere se viene confermato oppure no. Non facciamoci ingannare, perché potrebbe esserci un altro costrutto di questo tipo. Come sempre, le uscite dal range sono tanto più valide quanto più candele successive alla prima abbiamo fuori dal range, però ovviamente questo ci induce a una operatività più in ritardo. Il primo segno, come vedete, avevamo un pool di offerta e un pool di domanda ai due estremi del range, quindi il pool di offerta 9.520, 9.500 e 9.600, diciamo, pool di domanda che invece è un pelino più esteso, perché di dump ce ne sono stati anche di più estesi. Questo induce a pensare che ci siano più persone esposte forse long che short, perché vedete che queste shadows, in particolare questa, cosa dice? Cioè dice che sono scattati un fotto di stop qua dentro, ok? Quindi significa che molti erano long e avevano lo stop proprio lì, magari basandosi su questo spike qua, nonché sul range stesso, quindi andando a vedere questa zona come dove mettere sotto lo stop. Questo ci dice per l'appunto che molte persone erano long e sono state scannate, poi probabilmente utilizzate le loro liquidità in stop per fillare altri long di chi ha mosso questo movimento qui. Qua si è verificato una cosa simile, ma è stata subito arginata dalla domanda, e questo ci ha detto che c'era subito domanda senza dover aspettare di fillare gli stop di chi era posizionato magari qua sotto o qua sotto, ma soltanto di mangiarsi quei pochi, perché una volta che ci sono delle shadows di questo tipo credo che pochi vadano a mettere lo stop subito sotto al range, quindi ad esempio qui. Quei pochi sono stati mangiati e poi subito la domanda si è fatta sentire, quindi senza aspettare la reazione a catena. Quindi subito la domanda ha avuto follow up in questa candela verde di ieri, è fuori uscita dal range, adesso sarà interessante vedere se c'è ancora follow up anche fuori dal range, ovvero adesso qua lateralizziamo un po', storniamo un pelino con molta debolezza e poi la domanda... ambulanza, tra parentesi, la domanda si fa sentire e ci proietta di nuovo verso l'alto, conferma di follow up di domanda e attacco al range high, che è un altro momento della verità, perché più attacchiamo il range high e più è possibile bucarlo, oppure se perdiamo subito il pool di offerta, che è un segnale di debolezza della domanda e non è affatto un bel segnale, anzi potenzialmente potrebbe essere addirittura un segnale short il rientro dentro al range. Quindi ricapitolando operativamente, cosa significa? Operativamente già la situazione attuale è un... ma già la chiusura del daily qua fuori induce a un'operatività su time frame intraday di tipo long, basata proprio sul break da questo pool di liquidità, quindi eventualmente un retest che leggermente è già avvenuto, oppure altri setup, adesso vedere, che ne so, dei setup long sull'intraday si potrebbe, come banalmente la rottura di questo costruttino qua su time frame orario. Insomma, non è la mia operatività quella intraday, quindi non vorrei dire delle castronerie, però si può cercare appunto i setup long, rimanendo, per farvi l'esempio sulla rottura di questo, al break andare a fare un ingresso, break retest ad esempio, e come stop loss ci potrebbe stare bene qua sotto o qua sotto. Questo per dire che un segnale su time frame giornaliero ci può dare un bias, in questo caso bullish, perché abbiamo rotto a rialzo il range, su un time frame invece intraday. Questo è un primo segnale operativo, spunto operativo che la situazione ci può dare. Il primo target ovviamente è il nostro range high, che ha una resistenza molto forte su un time frame come quello giornaliero e settimanale. Abbiamo qua sotto questo pool di liquidità che si è formato all'interno del range sempre, e anche sopra abbiamo il pool di liquidità. In ogni caso appunto il punto medio è sempre il range high, quindi l'intorno sì c'è turbolenza, però non ci dice niente di particolare l'identificare questi due pool, quindi range high come target. Altrimenti io personalmente, che guardo solo un quadro macro come questo,
tengo come, come spunti operativi l'uscita dei range stessi, quindi l'uscita dal range high o l'uscita dal range low. Banalmente è tutto lì quello che io sto aspettando. In questo caso andrei a chiudere la mia copertura short e rimarrei net long chiaramente, e andrei eventualmente dopo la rottura a cercare per ovvi motivi dei setup long, perché avremmo di nuovo higher high rispetto a un intervallo di tempo veramente ampio, perché andiamo a mangiare questi due top nonché questo cluster qua, vedete che il prezzo ha gravitato qui a lungo, usciamo da un'area, guardate, aspettate, facciamo una cosa, zoomiamo un po' di più il grafico perché volevo farvi vedere la concentrazione dei volumi. Cioè, vedete, anche il volume profile a volte dà delle informazioni interessanti, perché ci dice dove si concentrano i volumi. Vedete che in questa zona di prezzi, quindi tra i 6.900 e i 10.000 circa, ci sono dei volumi che coprono praticamente la totalità tra il 2019 ed oggi, ok? Questo volutamente l'ho iniziato nel 2019. Poi qua sotto abbiamo delle zone di lateralizzazione e accumulazione che ci sono state in passato, ma che attualmente forse sono diventate un po' obsolete, perché vedete, questa è stata utilizzata sì come tocco e questa anche. ci abbiamo giusto pescato durante il dump. Tuttavia, la realtà attuale del prezzo è all'interno di questa area, come vedete, tutti i movimenti si muovono all'interno di quell'area lì. Abbandonarla, cioè lasciarcela alle spalle con un bel movimento rialzista, vorrebbe dire un qualcosa di una significatività pazzesca, perché vorrebbe dire che tutta questa liquidità è in netto, è accumulativa, ok? Perché tutto quel capitale che si è mosso ha ridistribuito i bitcoin da un trader all'altro, da un investitore all'altro, eccetera eccetera. Alla fine siamo usciti a rialzo, abbiamo rotto questi limiti, tutta questa zona, questa resistenza, iniziamo a gravitare qua sopra, quindi con un po' di conferme, significa che tutta questa liquidità probabilmente è long in qualche modo, ok? Ed è veramente un segnale forte, forte, forte. E pertanto andrei a cercare il setup long anche sul speculativamente, da mettere on top sopra alla mia posizione spot. Direi che non c'è tanto altro da aggiungere se non il discorso della volatilità. Allora, andiamo a prendere il nostro options scanner che... dove sei qua? Allora, l'option scanner mi mostra i dati delle opzioni attualmente disponibili su Deribit, che è il mercato di riferimento per le opzioni. Questo mi porta a vedere, cos'è che vado a vedere qui? Vado a vedere la volatilità implicita, solitamente, e il theta, proprio perché sono i due, il bene e il male dell'acquistare un'opzione, nel senso la volatilità implicita è il bene, il theta è il male, e viceversa se la vendiamo. Quindi quando io vado a operare sulle opzioni di solito tendo a rimanere delta neutral, proprio perché io sono già esposto delta col perpetual, con lo spot, e quindi l'opzione si potrebbe sì utilizzare come copertura, quindi in quel caso non delta neutral, ne parleremo in un video apposito che vi sto preparando sul come coprire una, cioè, o meglio, come andare a guadagnare e rimanendo esposti come si è su una posizione su una situazione statica del mercato. Ne parleremo, sarà interessante, vedrete. E il discorso invece che vorrei portare all'attenzione oggi riguarda proprio il vendere o comprare la volatilità. Abbiamo parlato in passato degli straddle e degli strangle, che possono essere long, ovvero acquisto delle opzioni per andare long volatility, oppure short, ovvero vendo delle opzioni per andare short volatility. In questo caso io dico, entro la scadenza, perché poi in base anche alla scadenza avrò un rendimento diverso, mi aspetto volatilità o non mi aspetto volatilità, ok? Quindi ovviamente per andare a vendere la volatilità prediligo scadenze più brevi di solito. Per andare long volatility posso prediligere scadenze più lunghe. Il ragionamento che ho fatto ieri per andare ad aprire la mia posizione, per valutare la mia posizione, è stato innanzitutto mettere in ordine una roba banalissima, mettere in ordine per volatilità implicita le opzioni. In questo caso possiamo vedere quelle che sono che prezzano meno la volatilità, perché più la volatilità implicita è bassa, più significa che l'opzione prezza poco la volatilità.
e quindi sottovaluta la potenziale volatilità, ok? Banalmente, se un'opzione ha una volatilità implicita superiore a 100 e io la compro, significa che sto comprando una volatilità già in parte prezzata. Se invece è bassa, io come livello discriminante di solito tendo a usare 60, tra 55 e 60, inizia già a essere poco prezzata per un mercato come Bitcoin, che è un mercato volatile di natura, può diventare interessante. Quindi facciamo che la mettiamo in ordine. Chiaramente le prime che ci appaiono 24 giugno, 25 giugno, 26 giugno, ovvero domani, dopodomani, tra tre giorni. Secondo me è una scommessa andare a comprare delle opzioni che scadono tra pochi giorni, perché a meno che non si trovi proprio un prezzo bomba, significa che se in questi tre giorni il mercato non si muove granché, non ci sto guadagnando niente, anzi perdo buona parte del valore dell'opzione, perché ogni giorno c'è il teta che mi viene eroso, quindi ogni giorno io perdo 30, 31, 32, quello che è, ok? Dollari. E quindi potrebbe non interessarmi. Scorrendo si vedono le prime opzioni a scadenza un po' più lontana, 3 luglio in particolare, che iniziano a diventare interessanti, vedendo che hanno una volatilità implicita prezzata 51, che è poco, è ottima come volatilità implicita. Il teta rimane comunque discreto perché si parla di meno 16 e bisogna contrapporre in particolare il teta con il vega, perché vega è la greca, ci sono le quattro greche, delta, gamma, vega e teta sulle opzioni, che mi dicono quanto mi espongono da una parte o dall'altra. Il vega mi dice quanto guadagna, quanto si apprezza in dollari l'opzione per l'aumento di un punto di volatilità implicita, quindi se da 51,12 passa a 52,12 si apprezza di 6 dollari l'opzione, guadagno 6 dollari. Ogni giorno però io ne sto perdendo 16, quindi c'è da fare un po' questo bilanciamento. Andando avanti ci sono anche le opzioni a scadenza più distante, tipo 31 luglio, che hanno un pricing della volatilità implicita comunque intorno al 60, quindi diventano interessanti anche quelle. A questo includiamoci il fatto che abbiamo una situazione di ipercompressione, abbiamo una situazione in cui a fine mese scadono i future e le opzioni e quindi c'è una possibilità di trigger di volatilità, immagino, proprio perché, e tra l'altro l'open interest è in aumento, andiamo a vedere su CoinAlyze il nostro open interest che è in costante aumento dal drop di marzo. Allora, andiamolo a vedere un po' in maniera più risoluta, vedete, abbiamo il nostro dump di marzo, il dampone qui, mettiamolo in bianco che si vede meglio, tac, e poi vedete che abbiamo un trend crescente dell'open interest con alti e bassi. Ultimamente, ieri e oggi, c'è un interessante pump dell'open interest, magari andiamolo a vedere anche un po' più da vicino. Guardate, con questo c'è stato un aumento dell'open interest. Questo potrebbe essere pericoloso, eh? Qua c'è stato un drop già perché probabilmente qualcuno ha shortato ed è stato, no, o meglio, qualcuno ha longato ed è stato liquidato. Qua è un overbuying probabilmente, lateralizzazione, quindi questo open interest, se si rivelasse long, potrebbe diventare pericolosamente trigger di un flash dump nel caso in cui scendiamo sotto i 9.550, quindi attenzione perché ci potrebbe essere appunto volatilità a ribasso e quindi un rientro nel range. Questi improvvisi, imprevisi aumenti dell'open interest in corrispondenza con un movimento non sono sempre da vedere come un qualcosa di buono, mi raccomando, come tutti i movimenti veloci non sono mai al 100% buoni, molta attenzione perché così come è nato può morire questo impulso con uno contrario. In ogni caso, ritornando a un'analisi più di lungo, ok, vedete che il trend è in aumento dell'open interest, quindi l'open interest si sta gonfiando, sta crescendo, il prezzo è finito in compressione, le probabilità di aumento volatilità aumentano.
Anche in questo caso non esiste la certezza, perché ovviamente da quant'è che se ne parla del fatto che Bitcoin è in compressione? Da mo', e quindi se avessi fatto un long volatility 20 giorni fa mi sarei fatto mangiare un sacco dal teta, quindi attenzione, non è una cosa da dire ah che figata, long volatility guadagno sicuro, no, c'è sempre sempre una controparte a questo. E quindi bisogna trovare un modo o di fare un hedge del teta, quindi di coprire la perdita del teta, magari andando short volatility sulle opzioni a scadenza più breve, tipo domani, di giorno in giorno andare a vendere opzioni a scadenza del giorno successivo per andare a coprire il teta che perdo sul mio long volatility, in questo modo faccio un hedging sulla volatilità stessa, oppure posso utilizzare i contratti move, oppure i contratti di FTX, i bivol, che non mi fanno proprio impazzire, preferisco sempre le opzioni, però ve lo cito come metodo. Tornando a noi, abbiamo detto allora 3 luglio sono le prime opzioni a volatilità implicita interessanti, le metto in ordine, e in particolare in zona ovviamente in the money, ovvero in zona 9.500-9.750 sono quelle con volatilità implicita più bassa, parliamo di 51-52. Per tenere una posizione delta neutral dovrei ad esempio acquistare questa call e questa call e questa put circa, no in realtà, perché dovrei fare la somma totale e dovrebbe dare un numero il quanto più possibile vicino a zero, ok? Ad esempio questa, no, questa e questa non è esattamente zero. Beh, il senso l'avete capito. Combinare con le put per avere un delta il più possibile vicino a zero in totale. In questo modo che il prezzo salga o scenda non mi interessa. Poi chiaramente se mi voglio anche esporre un delta, quindi avere anche una posizione che giova di più da un rialzo, un'esplosione a rialzo che una a ribasso, posso anche espormi con delta positivo. Non me lo vieta nessuno. Il mio scopo era di non andare a cambiare la mia esposizione al delta proprio perché ce l'ho già coi perpetuale con lo spot e voglio che rimanga tale, ok? Quindi non voglio alterarla. Quindi il discorso è proprio quello. E poi andare a vedere il teta quanto è dannoso, cioè di avere un teta il meno dannoso possibile, altrettanto accompagnato da un vega invece più con maggior potenziale. Di solito, come ben vedete, le cose vanno di pari passo, cioè dove c'è il vega maggiore c'è il teta maggiore, dove c'è un vega minore c'è il teta minore, quindi fondamentalmente le occasioni sono rare, però c'è da inquadrare questa cosa qua. E ve l'ho detto, altrimenti c'è l'hedging teta e poi mischiare un po' le date di scadenza, perché se andiamo invece a vedere l'opzione che scade a fine luglio, spero di non annoiarvi a morte con questi discorsi, ditemelo, quindi 31 luglio, guardate come cambia il profilo dell'opzione, sempre nell'in the money, quindi in zona attuale 9.500-10.000 giù di lì, abbiamo delle volatilità implicite prezzate sui 58-60, quindi più o meno siamo sempre a buoni prezzi, abbiamo un teta più basso perché teta aumenta con l'avvicinarsi alla scadenza, cioè teta di giorno in giorno cambia, non rimane sempre uguale, e tende ad aumentare con l'avvicinarsi alla scadenza, e questo è il motivo per cui le opzioni a teta più basso sono quelle che scadono nei prossimi giorni, dopo domani, guardate, meno 31, meno 34. Questo crea degli edge interessanti sul teta, se uno punta a fare quello, punta a coprirsi, perché se io vendo l'opzione a scadenza domani o dopodomani, io sto vendendo la volatilità nei prossimi giorni e il teta è esageratamente a mio favore, vedete, vega teta sono molto molto a mio favore, ok? E quindi è potenzialmente conveniente. Ritornando a noi, le opzioni a scadenza 31 luglio sono quelle con maggior profilo favorevole, maggior favorevolezza di profilo, vega teta per chi invece vuole essere long volatility, perché per ricercare sempre un profilo delta neutral vado ad acquistare delle put e delle call contemporaneamente per annullare il delta, e poi vedete che vega e teta talvolta si equivalgono addirittura, e alcune volte, vedete qua abbiamo ad esempio un vega 12 teta meno 9, meno 10, e quindi vega è cioè prevale sul teta, ed è quello che voglio io, perché io voglio guadagnare il più possibile dalla volatilità stessa. Ok, quindi questo è quanto. Allo stesso modo, attenzione, se la volatilità scende, il mio vega lo perdo, cioè io guadagno se la volatilità sale, però se la volatilità implicita è già sottoprezzata, tipo 58-60 per un'opzione a scadenza tra più di un mese è buono,
e soprattutto in una compressione che perdura già da tempo, può scendere ancora, sì, però non devo aver fretta di rivenderla, e soprattutto vado ad arginare il discorso teta, che magari copro con la vendita di opzioni invece a scadenza più vicina. Questo è un discorso un po', un'inizializzazione a questo, all'operatività sulla volatilità con Edge, perché anche lì è giusto coprirsi. E di sicuro adesso vi ho fatto scappare tutti, ecco, infatti siete scappati tutti, siete rimasti in 80, però mi fa piacere che mi stiate ascoltando e spero che diventi interessante questo discorso e quando lo approfondiremo. Andando a vedere le altre altcoins invece, andiamo a vedere Ethereum che ha fatto un bello slancio, andando a pescare dritto dritto di nuovo dal pool di liquidità, guardatelo che bravo che è Ethereum, e, però non ha ancora rotto questo range nel quale si sta muovendo e quindi stiamo ad aspettare, vediamo un po' che succede. Fondamentalmente io ho aperto, sono long, sono dentro long e lo rimango, il mio stop loss è qua sotto, stop profit fortunatamente perché sono entrato un po' qua e un po' qua e basta, che dire, se uno vuole aprire una posizione adesso questa è un'ottima opportunità perché fuoriuscire dal range a un setup long, fuoriuscire dal range a ribasso a un setup short, è un punto, un decision point questo range, perché in entrambi i casi è un segnale forte. Se lo rompo a rialzo c'è la possibilità di fare un higher high, se lo rompo a ribasso lower high, vedete, più meglio di così non si può e quindi è interessante ambo i lati. Poi magari il boom della DeFi anche su Ether potrebbe avere il suo effetto. Comp come al solito si sta muovendo a caso, io l'ho aggiunto alla watchlist ma non perché lo voglio toccare, cioè io non lo tocco neanche morto Comp, in particolare sto seguendo anche lo spread, lo saprete se avete visto anche i miei ultimi live, lo spread tra il future a scadenza settembre e il perpetual, e magari ci aggiungo anche, guardate, allora facciamo comp 0925 meno comp 06, cioè la differenza tra i due future, il tutto diviso comp 06 per vedere qual è, ok, così. Questo mi fa vedere in percentuale lo spread tra i due future, vedete, la differenza di prezzo tra il future di settembre e il future di giugno diviso il prezzo del future di giugno. 32% di spread, niente male, niente male. E adesso facciamo anche un bel copia e incolla, così me lo metto anche nella mia watchlist. Eccoti qua, e lo seguo, è interessante anche seguire gli spread, proprio perché cioè un 37% di spread tra due future a scadenza diversa indica una condizione di mercato non esattamente sostenibile, diciamo. E la cosa divertente è che lo spot è abbastanza alto, scusate, andiamo un attimo su FTX, il prezzo spot di Compound tende di più all'essere alto che all'essere basso. Comp, spot, comp USD, quant'è? 261, e secondo me è più vicino al future attuale, settembre 157, qua 238, sì, è più vicino al future a scadenza breve, ovvio, perché comunque i future scadono al prezzo dello spot, e quindi l'ideale sarebbe shortare lo spot e longare il future a scadenza settembre, però avrei delle fees noiose, poi su FTX purtroppo non si può, altrimenti c'è la solita operatività long su un future, short sull'altro, con i rischi del mestiere, ovvero il rischio che ci sia ancora dell'estrinseco alla scadenza del primo future, e se vado short sul perpetual c'è il funding che mi sega, veramente mi disintegra, guardate il funding del future. Del perp, scusate, guardate che roba che è. No, io volevo vedere quello di comp. Ve lo faccio vedere per farvi capire cioè quali sono le anomalie di questo mercato. Cioè, guardate, il funding è ogni ora, sapete che trasferisce, fa pagare i long agli short o viceversa. E guardate, 0,3% dagli short, gli short pagano i long. 0,11, 0,1, 0,08, 0,12, 0,12, 0,15, 0,3, cioè ogni ora, Cioè praticamente tenere aperto un long
ti regala soldi. E c'era il nostro carissimo Gabr, che se è qua saluto nel frattempo degli amici di Discord, che mi aveva fatto vedere, mi fa: guarda quanto ho guadagnato solo col funding, ed erano tipo $300 per aver tenuto aperta una posizione long per un paio di giorni. Cioè veramente è una passive income anche questo, vabbè. E niente, comunque l'altra cripto, l'altra altcoin che stavo seguendo era Cardano, che purtroppo mi ha mancato l'entry di un soffio, e al momento sta triangolando, quindi nulla di particolarmente interessante. Io volevo entrare sul ritracciamento in quest'area che vedete evidenziata qua sotto, potrebbe essere interessante magari un entry su un break, eventualmente... un higher high, insomma, quindi un break del triangolo con stop loss sul low del triangolo stesso. Però è un setup che mi piace meno, dico la verità, quindi non so se entrerei. Di altro cosa abbiamo? Beh, c'è BAT che ha pompato oggi, ma però non mi sembra particolarmente allettante ancora. Dunque, cos'altro c'era che stavamo seguendo insieme? Ren, forse, parlando di DeFi. Ecco, Ren, a tal proposito, avevamo visto che aveva c'era il settimanale, ecco questo, 1238, questo che vedete qua, è un livello chiave che è stato rotto alla fine, a rialzo, e quindi adesso potrebbero essere tranquillamente aperti gli ingressi sul ritracciamento, in primis 1395, visto che comunque ci stiamo spingendo abbastanza. In teoria bisognerebbe aspettare la chiusura anche di questo settimanale per farlo, altrimenti tutta quest'area è abbastanza golosa, nel senso che adesso un entry in quest'area su REN diventa veramente interessante, proprio su ipotesi di ritracciamento. Stop loss si potrebbe già mettere alla perdita, ad esempio, di questo high, per esempio, e altrimenti lo stop loss classico, tra virgolette, sarebbe alla perdita di quest'altro livello, perché è il precedente low che andrebbe a rompere un po' la struttura settimanale. De gustibus anche qua. Questo è un po' più largo, non lo so, forse propenderei di più a una posizione più speculativa, quindi con lo stop loss basato sulla perdita di questo livello e questo livello, quindi un po' diviso qua. Questo era per parlare di DeFi. Cava, visto che prima ho visto anche qualche domanda, Cava BTC. Cava BTC la reputo interessante perché intanto non è stata ipata, e questo è già un bene, sempre nel mondo DeFi, sul quale adesso ci sono gli occhi puntati addosso, quindi mi immagino che questo hype continuerà a durare ancora un po'. Vedete che abbiamo un livello chiave qui anche sul time frame settimanale a 11.293 circa, che ci abbiamo cozzato parecchio, c'è un pool di liquidità sopra e stiamo un po' lateralizzando con una sorta di triangolo ascendente. E poi Cava, se non ricordo male, a breve, il primo di luglio rilascia, insomma, permette il mining del suo USDX, la sua stable, e quindi inizia a presentarsi al mercato anche Cava, e potrebbe essere interessante. Non lo so, vediamo, ci sarà bello vedere come si muove, però lo aggiungo, non l'ho ancora fatto, però lo aggiungo, no, l'ho già aggiunto alla mia watchlist, c'è già. Quindi un setup potrebbe essere questo, per l'appunto, break ed eventuale retest. Niente, ora direi che ripasso la parola a voi, perché altrimenti parlo solo io, siamo già 1:24, maledizione, ho fatto troppe domande prima. Allora, ultimissime domande, vediamo, c'è qualcosa di evidenziato. Plutus, inglese, si pagano 9,90 per l'acquisto della card, ci sono da aggiungere dei pagamenti mensili, è di tipo non custodial, dovrebbe avere anche l'intenzione di aprire gli scambi, agli scambi, se hai il piano mensile non paghi le fee di trading, funziona da conto corrente, le collaborazioni sono con Airbnb, Skyscanner, e possono arrivare al 30%, ma ho il sospetto. Guarda, ti dico, ascolto con interesse, ma non conosco il progetto, quindi andrò ad approfondire. Che siano tipo dei livelli che si sbloccano spendendo, un po' come dire, se spendi 100 ti do la possibilità di spendere altri 100, ma con lo ok, una roba del genere. Ho capito, sei stato abbastanza chiaro. La carta l'ho comprata, poi vedremo com'è l'andazzo. Vediamo.
A me sembra interessante, sì, effettivamente. Token calcistici, grande, grande Alex, spiegaci tu. Personalmente ritengo essere un prodotto dannatamente speculativo rivolto ai tifosi sfegatati, un po' come le azioni della Juve, ad esempio. Il possesso dei token di una squadra danno diritto a voto, più token hai, più il tuo voto ha peso. Chiaramente i sondaggi sono proposti dalla proprietà, esempio, il Barcellona ti fa votare che quadro appendere nel nuovo spogliatoio, però poi potrebbero dare il diritto o l'acquisto di un video messaggio personalizzato dedicato al possessore dal parte del suo idolo calcistico. Potrebbe essere interessante. Dovrebbero esserci integrazioni con gli sport in futuro? Beh, questo sarebbe davvero interessante. Si potrebbero immaginare campionati virtuali con premi e costi di iscrizione attraverso proprio questi token. Magari in un campionato ufficiale l'utente potrebbe mettere il proprio nickname di battaglia sulla maglietta del giocatore in FIFA e via discorrendo, un nuovo giocattolo per tirare su soldi nel club. Guarda, visto il pubblico che c'è nell'ambito sportivo, calcistico e anche di esports, potrebbe essere interessante. Guarda, grazie per la condivisione e spero che sia stato utile anche agli altri. Adesso ritorno alle domande finali. Cosmos, per piacere, Zillica, andiamoli a vedere. Allora, Cosmos ce l'ho qua. E a parte questi livelli di riferimento un po' vecchi che... Allora, andiamo a zoomarlo un po' bene, questo grafico. Avevo delineato delle zone di resistenza che doveva bucare perché non sta andando molto bene Cosmos, nel senso che continua ad avere dei lower lows e dei lower highs. Quindi bisogna un po' rompere questa monotonia. Adesso è sul 78,6 di Fibonacci rispetto all'ultimo movimento, quello che va da qua a qua. L'ultimo movimento rialzista l'ha assorbito praticamente tutto. E allora, i primi segni da vedere sono degli higher high, quindi rompere questa zona qua. Il secondo segno è vedere un higher low e magari creare un costrutto di bottom, come si suol dire. Un costrutto di bottom potrebbe essere ad esempio questo, nel caso in cui dovesse appunto rompere questo livello in grosso, che è anche un cluster intermedio settimanale, recuperare anche i 61,8 sarebbe il primo segno di possibile inversione. Altrimenti, cioè rompere solo questo high creerebbe un costrutto estremamente limitato di bottom, ovvero questo, relativo a un periodo più breve. Quindi personalmente preferirei vederlo sopra i 40.000 sat. Basta, questo è quanto. Zillica, che è in bolla a manetta. Zillica, allora sta iniziando a stornare, tanto meglio. E andiamo a vedere magari dei livelli di ritracciamento. Allora, tracciamo il nostro amato Fibonaccio, innanzitutto, che è qua. Ritracciamento, lo facciamo partire da qui, fin qui. Allora, cosa vediamo da questo ritracciamento? Innanzitutto che il primo cluster intermedio è stato rotto a ribasso e retestato. Qua sopra c'è l'altra zona di resistenza con piccolo pool di liquidità annesso che funge al momento da supporto. Sinceramente mi stupirebbe vedere che il ritracciamento è già finito qui, anche perché abbiamo il classico andamento parabolico che culmina in un sell-off molto puntiforme con la shadow e poi abbiamo un follow-up dell'offerta, quindi primo dump, secondo dump. E ora stiamo lateralizzando. Raramente le lateralizzazioni dopo un costrutto di questo tipo cioè culminano in un recupero, cioè solitamente si creano appunto dei costrutti più lunghi dopo lo sgonfiaggio di una bolla del genere. Pertanto io mi aspetto con buona probabilità una continuazione ribassista e potrebbe essere interessante andarlo a vedere in quest'area 61,8 nonché pool di liquidità nonché zona di supporto. Qua c'è anche cioè l'order block, il cluster si forma in questa zona. E qua sopra c'è il pool di liquidità da cui potrebbe andare a pescare. Quindi al momento non mi sembra molto interessante come andamento per andare ad aprire dei setup long. Se dovessimo andare a rompere a rialzo questo range, potrebbe essere interessante e ispirare un setup long, sì, però fino a che non accade non mi ispira per nulla. E altrimenti, nel caso di rottura a ribasso di nuovo, occhio a quest'area perché se si dovesse presentare domanda potrebbe essere interessante. Solitamente il modo in cui si svolgono appunto gli sgonfiaggi della bolla, io ve l'ho detto, mi immagino un altro ribasso, è creare costrutti del tipo che dopo l'impulso di ribasso si forma un impulso di domanda che poi ribassa ancora
ancora un po' e magari fa anche un lower low che poi rientra. Fondamentalmente creare una lateralità con qualche anomalia, tipo questo lower low, piuttosto che qualche tentativo di pesca di liquidità da fuori, duratura comunque, che poi viene rotta. Ok? Perché al momento, come riferimento di prezzo nell'immediato passato, abbiamo questo dump da assorbire, che sarebbe il segno per aprire un setup long con finestratura temporale un po' più ampia del semplice breakout dal range, mentre su un andamento che si sviluppa in questa maniera come mostrato qua, insomma, avrei come riferimento passato un andamento sempre più laterale, la cui rottura avrebbe un significato notevole, ok? Quindi una lateralità duratura, in particolare con anomalie, perché le anomalie indicano proprio il fatto che si è innescata liquidità, si sono aperte posizioni e così via, tutte quelle dinamiche che ci piacciono molto. Questo è Zillica. Andiamo avanti con le vostre domandole. Oggi Cosmos, notizia Cina Chainlink. Ah, non lo sapevo, c'è un'integrazione anche con Cosmos e Chainlink, interessante. A proposito, io adesso non so se è già uscito oppure no, però io sto puntando gli occhi su Polkadot, che sta uscendo, cioè non è live, ok? È già... Ci dovrebbe essere già la mainnet, non lo so, non sono molto sul pezzo, però è un progetto che, visto anche la FOMO che c'è, no, sull'interoperabilità, sulla DeFi, eccetera, 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 potrebbe essere, DOT si chiama il token, mi pare, potrebbe essere gustoso, no, non è ancora uscito, do not exist yet. Quindi occhi puntati anche lì, ok? Adesso me lo studio bene in questi giorni, visto che ho un po' più di tempo, però è uno dei progetti su cui appunto sto tenendo gli occhi aperti, ve lo condivido. Dunque, vediamo, qua si parla un po' di IOTA, e Stellar, proprio niente, ma Stellar non è malaccio come ecosistema e tutto quanto, però un po' morente. E a proposito, andiamo a riprendere il grafico che avevamo mostrato un po' di tempo fa. Allora, la piattaforma Stellar, a parte che adesso non se la sta filando più nessuno, questo è pazzesco, anche, cioè la solidità c'è, non è una cavolata Stellar, e c'era un periodo che andava alla grande. E adesso però si è perso un po' hype, perché si sta andando in un'altra direzione, cioè vedete come cambia in fretta il vento nel mondo delle cripto, ma non perché una coin è fuffa oppure no, una piattaforma è fuffa oppure no, è semplicemente un fatto di cambiamenti rapidi. In ogni caso, Stellar, abbiamo questa resistenza e siamo ritornati dentro al range per l'ennesima volta, quindi long qua sopra, basta, per il resto operatività range, poco interessante. Allora, bene ragazzi, VET l'abbiamo già visto, no? Cosa ne pensi delle opzioni binarie? Credo sia inutili, ma sono curioso se qualcuno ci guadagna veramente. Allora, mi esprimo subito perché è facile e poi andiamo a vedere VET. Allora, le opzioni binarie sono un furto, cioè, come dire, è una scommessa alla grande proprio, alla grandissima, e tra l'altro spesso a profilo sfavorevole, perché di solito funzionano che... ad esempio, le ho recensite recentemente parlando della piattaforma PrimeXBT, che è un'ottima piattaforma per il trading di Forex e altro sulle cripto, con collaterale cripto, scusate, e ha anche le opzioni binarie, cosa che ho detto nel video di recensione non toccherei neanche sotto tortura. Perché? Perché c'è un profilo sfavorevole di rischio. Devi dire su o giù entro 15 minuti, che è un lancio di una moneta in pratica, o 30 minuti, poco cambia, insomma. È come dire lancio una moneta, non cambia veramente niente sull'esito, anche se sei in uptrend, downtrend, così, è un lancio di una moneta, poco più magari, ci può essere il 51% se non il 50%, con un profilo di rischio sfavorevole, cioè se vinci, vinci il 65% in più, se perdi, perdi il 100%, ma chi è il pazzo che le utilizzerebbe? Bocciatissime. E infine VeChain, andiamo a vedere VeChain. Allora, VeChain, che anche lui è bello in bolla, in bolla che si sta anche sgonfiando un pelino. Allora, ha fatto il suo aumento parabolico, poi c'è stato il primo segno di sell off, ma senza ancora follow up di dump. Allora andiamo a pulire un po' il grafico e partiamo dal time frame settimanale e rifacciamolo un po' bene, che potrebbe essere più utile e interessante.
Allora, guardate cosa sta succedendo. Succede che qua abbiamo un bel cluster intermedio di resistenza. Abbiamo due tentativi di attacco al cluster stesso, uno e due, per ora falliti. Però ci sono, guardate, volumi in acquisto belli sostenuti con un profilo diverso da qui che c'era, vedete anche il sell-off più sostenuto. In questo caso abbiamo un sell-off iniziale dato da questa shadow. Poi abbiamo un po' di mantenimento qua sopra. Fondamentalmente il setup che cercherei di più, che seguirei di più, potrebbe proprio essere il break da questo cluster, ok? Con stop loss qua sotto. Sotto questo, ipotizzando che lo fa subito, perché se poi ritraccia cambia il discorso. Se dovesse esplodere subito sarebbe bello pulito, perché avrei uno stop loss bello stretto e comunque valido, e un target che potrebbe trovarsi in qualche punto tra qui. Poi vabbè, abbiamo questa prima area di resistenza che però è praticamente già appiccicata alla zona di break, quindi non la considererei, e qui, ok? Quindi questo potrebbe essere un target verosimile. È bello come setup perché appunto se rompesse ci sarebbe il doppio minimo, il costrutto di bottom grosso tutto qua su time frame settimanale, quindi assolutamente interessante, ok? Occhi puntati anche su VeChain, salviamolo così. Ragazzi, che dire, io vi ringrazio di nuovo per come si fa ad avere Deribit Option Scanner. Ti lascio il link, aspetta un attimo che te lo condivido subito. Te lo condivido subito qua nella chat, eccotelo qua, opla, da qui ti trovi l'option scanner. Allora ragazzi, io vi ringrazio di nuovo per avermi seguito, io vi invito ad avere un attimino di pazienza per quanto riguarda i video su YouTube, che è un casino installarlo. No, è online, non ti preoccupare, è online, lo trovi lì. Vi chiedo di avere un attimino di pazienza per i video su YouTube che mi hanno rimosso, perché sto lavorando per farli ritornare online, sto pressando un po' il mitico support. Tra poco carico questo live su YouTube, metto anche il minutaggio ora che ho visto che i nuovi per adesso non me li cancellano, e quindi che dire, ci vediamo con i nostri soliti appuntamenti. Vi ricordo venerdì il live come al solito alle 18 circa, come sapete il circa è d'obbligo. Giovedì ho un video bello pronto per voi, devo ancora decidere quale, cioè se farvi vedere questa che è la carta Monolith, guardate che figata che è la Monolith, tac, che l'ho iniziata a provare, ho fatto i primi test per vedere le fees e quant'altro e ho scoperto che ahimè un po' di fees ci sono obbligatorie, e oppure avevo qualcos'altro in ballo ma non vi spoilerò niente. Comunque giovedì ci vediamo, venerdì ci vediamo, e poi spero che potrete rivedere anche i video sul trading automatico e quant'altro. Per il resto ci vediamo come sempre su Telegram per le analisi, su Discord per le nostre chiacchiere e su Facebook per la condivisione di idee e notizie. Il sondaggio, no, mi sono perso il sondaggio, no, mi perdonerete mai, non è stato fatto, hai ragione, niente sondaggio oggi, facciamo così, venerdì ne facciamo due, niente, oggi è andata male, basta. Ragazzi, vi ringrazio di nuovo di avermi seguito, abbiate pazienza, scusate per il sondaggio, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti e un saluto, buona serata.